Ciao e benvenuti in questo nuovo video, ipv 6 per babbali Qui siamo al top. Allora, cosa andiamo a vedere in questo video? Vi parlerò di che cos'è l'IPv6, molto probabilmente voi lo sapete, come si utilizza l'IPv6, che vantaggi offre l'IPv6, le subnet con l'IPv6. E delle considerazioni che sono più delle domande alle quali poi io ho avuto delle risposte che condividerò con voi. Quindi, se siete pronti, andiamo e procediamo verso lipv 6 iPv4 sta finendo, si stanno finendo gli IP versione 4, e appunto, per sopperire a questa limitazione ah, hanno inventato l'IPv6 che è in esadecimale, Che a prima vista potrebbe sembrare complicato, però. Vi posso assicurare che è una cosa fantastica. Ora, che cosa si intende per gli IPv4 stanno finendo? Allora, immaginiamoci questa cosa qua. Allora, l'IPv4 vi dà circa 4,3 miliardi di indirizzi IP che potrebbero sembrare tanti, però in realtà non sono niente. Perché? Tu immagina... Tutti i device che sono collegati in giro per il mondo. Ora, te giustamente mi dici no, o comunque il babbano di turno potrebbe pensare, tra cui io, eh, ho capito che gli P4 stanno finendo, ma che significa? Ma come? Io ho la mia rete interna 192, 168, eccetera, eccetera, dove appunto tutta la rete. Tutte le classi di indirizzi IPv4 mi possano dare 4,3 miliardi di computer, di host. Hai voglia di connettere roba. Poi metto tutto dietro al NAT, ho il mio indirizzo IP pubblico e vado su internet e ho risolto il problema. Sì, peccato che quando si dice che stanno finendo gli IPv4 si intende proprio gli indirizzi IP pubblici. Quindi tu immaginati uh, vabbè, tutte le connessioni internet del mondo, poi gli indirizzi IP... Tanto per farti capire, a casa ne hai uno, però le aziende magari comprano un blocco di 256 IP, che è il blocco più piccolo, però poi possono comprare anche migliaia di IP. E AWS ha tantissimi blocchi grandi, di grandi dimensioni di indirizzi IP pubblici, quindi tutti questi indirizzi IP pubblici, appunto, stanno finendo. Mentre IPv6 ti dà una, tantissimi indirizzi IP pubblici e non richiedono il NAT. Poi vedremo un po' più avanti. Si può mettere NAT però non è consigliato eccetera eccetera. Poi lo vediamo un attimo più avanti. Quindi quando si dice che gli IPv4 stanno finendo ci si riferisce a indirizzi IP pubblici. IPv4 come sappiamo utilizza indirizzi a 32 bit. IPv6 utilizza indirizzi a 128 bit, quindi le cose si allargano. IPv4, ad esempio, 192.168.1.1, come vedi nella slide, IPv6 invece è 2001, eccetera, eccetera. IPv6 offre circa 340 11 milioni di indirizzi IP, che è una cifra esorbitante. Ecco perché, per esempio, non abbiamo bisogno del NAT. Che il provider ti dà una, una, una rete, un blocco di indirizzi IP che tu puoi usare, per esempio, nella tua azienda o a casa o direttamente sugli host. Quindi gli indirizzi IP pubblici sono direttamente eh, collegati al, agli host, quindi ai computer, per esempio, e di lì potrebbe nascere un piccolo problema. Dici Ma allora io come li proteggo, ci vuole il firewall. Che poi magari più avanti potremmo fare anche un piccolo laboratorio. Ma comunque, vediamo, vediamo. Che vantaggi ci offre o ci porta IPv6? Intanto come abbiamo visto pochi secondi fa lo spazio degli indirizzi IP che è 341 gli gli indirizzi IP. Poi ha la configurazione automatica stateless configuration o SLAC che appunto serve per configurare automaticamente il l'IPv6 che solitamente lo prende dal MAC address quindi è univoco e fa tutto da solo. E l'eliminazione della traduzione degli indirizzi di rete. E appunto il NAT anche se vedremo più avanti il pv6 ha degli indirizzi IP interni ha dei blocchi interni che si chiamano ULA ma eh, poi va configurato andrebbe configurato il NAT 66 che converte questi traduce questi indirizzi interni in un indirizzo o più indirizzi IP pubblici però non è consigliato L'efficienza del routing, migliore supporto per la qualità del servizio QoS, sicurezza integrata e gestione dei dispositivi mobile. Attenzione, attenzione, sicurezza integrata. Anche qui che vuol dire IPv6 ha nativo l'IPSEC. Ma questo può indurre in errore come ha fatto con me, perché visto che è nativo IPSEC, uno è portato a pensare che usi l'IPSEC. No, in realtà... È nativo significa che ha la possibilità nativamente di instaurare per esempio VPN con IPSEC, però se tu hai uh, per esempio 10 computer nella tua azienda, questi non sono, gli indirizzi ip non sono protetti da IPSEC, quindi va abilitato l'IPSEC esattamente come si fa per l'IPv4, solo che in IPv4 IPSEC è opzionale, qui è nativo. Ecco, quindi bisogna eh, prestare un attimo d'attenzione a questo piccolo dettaglio quando appunto ci riferiamo all'IPSEC nativo. Ed eccolo qui: l'IPV 6 Allora, i primi quattro blocchi sono la rete. Immaginati eh, 192.168.1.0.24 24 Che significa che i primi tre ottetti sono la rete e l'ultimo ottetto, quindi il quarto riservata agli host nei pv6 le cose sono grandi quindi i primi quattro blocchi quindi 64 bit sono riservati alla rete e gli ultimi quattro blocchi sono riservati agli host gli ultimi quattro blocchi da 64 bit che sarebbe due alla 64esima indirizzi ip disponibili per gli host poi Volendo, però, questo eh, IPv6 si può un po' ristringere. Per esempio, possiamo togliere gli zeri e, come vedi, questo è il risultato. Ma se vuoi, puoi usare anche due volte due punti, come vedi adesso, che fa sì che gli zeri, per esempio continuativi, quindi due blocchi eh, consecutivi di zeri, tu ristringi ulteriormente, levi tutti gli zeri e questo è il risultato finale. Ora. IPv6 usa unicast, multicast e anycast. Questo intanto ti fa subito pensare una cosa. Non abbiamo il broadcast. Come tu sai, le reti, eh, gli indirizzi IP, quindi layer 3, network, hanno il broadcast. Che solitamente, per esempio, se hai una rete 192.168.1.1 e lost... Dall'1 al 254 sono gli host, 255 è il broadcast di rete, appunto, livello 3. Bene, in IPv6 non esiste il broadcast, ma abbiamo come vedi unicast, multicast e anycast. Quindi unicast è verso il router a un destinatario, che può essere un computer, che può essere un altro router. Multicast invece è un segnale, un invio di dati a più Di un router o a più di un host che fanno parte di un gruppo specifico, per esempio, pensa alle televisioni, no? Se hai la, la, la TV, l'IPTV, eh, tu mandi un multicast a un il gruppo delle televisioni. Anycast invece invia un messaggio ha il nodo più vicino quindi non ha un gruppo specifico ma invia semplicemente il messaggio ai nodi più vicini. Per più vicini si intende come routing. A questo punto guardiamo gli indirizzi unicast. Allora abbiamo il GUA, che altro non sono che gli indirizzi IP pubblici, tanto per essere chiari: e solitamente iniziano per 2000, 1, 2, 3 e così via. Poi abbiamo il link local address. Gli indirizzi link local address sono utilizzati per la comunicazione all'interno di una singola rete o di collegamento link, il che vuol dire che non sono routabili su internet, quindi questi non vanno su internet. E vengono utilizzati principalmente per la configurazione automatica delle interfacce e altre comunicazioni di gestione. Il suo formato è fe802.2./10. Poi finalmente abbiamo ULA. Ecco, gli indirizzi ULA sono utilizzati per la comunicazione interna di reti locali. I nostri indirizzi IPv4 sono simili, appunto, agli indirizzi, come ad esempio la rete 10. Quindi 10000 o 19216800 per esempio. E anche questi non sono rotabili su internet, ma possono essere rotabili all'interno dell'organizzazione. Quindi che sta a significare? Che se io ho due interfacce, per esempio, con una con un indirizzo ULA e l'altra con un altro indirizzo ULA, io posso fare il routing fra queste due interfacce, ma non posso andare su internet. Potrei andare su internet, come ho già detto all'inizio, con il NAT66, ma questa pratica è sconsigliata. Quindi anche qui... Bisogna sempre tenere eh, conto delle, eh, delle esigenze e dello stato della rete perché alcune cose si possono fare, altre non le puoi fare, altre non sono consigliate e questa è una di loro. Poi abbiamo il loopback, il loopback address e questo è come il nostro 127.0.0.1, che è appunto l'indirizzo per fare dei test sulla macchina. Qui si raggiunge il top. C'è uno che vede una cosa del genere, che è sta roba. Allora, sulla sinistra trovi l'indirizzo compresso e si vede perché ci sono i due, due punti alla fine, slash 64. Questo 64 andiamo a vedere che cos'è, perché l'abbiamo già visto prima, ma rivediamolo insieme. Allora, i primi quattro blocchi e quindi i primi 64 bit sono riservati alla rete. Mentre gli ultimi quattro blocchi, i 64 bit rimanenti, sono riservati agli host. Questo ci dà un qualche cosa come 2 alla 64esima. Prova col computer, con la calcolatrice a fare 2 alla 64esima. E guarda quanti milioni di indirizzi IP ti dà. Miliardi, scusami, di indirizzi IP. Te ne dà tantissimi. Poi abbiamo invece, per esempio, slash. 48. Anche in questo caso significa che i primi 48 bit sono riservati alla rete, i restanti 80 sono riservati agli host. Adesso, invece, calcoliamo la nostra prima subnet. Allora, se io, oh, siccome con la PV6, uno perde proprio il senso della misura perché gli indirizzi IP, come abbiamo visto, sono praticamente infiniti, ma io sono convinto che bisogna sempre partire dal piccolo se si vuole capire un qualcosa, come funziona. Sì, certo, è importante vedere la, la, la picture, il quadro generale, ma poi prendere un pezzettino alla volta e analizzarlo. Ora, come abbiamo visto, IPv6 ha 128 bit. Se io voglio creare una rete da 254 host, come faccio? Mi servono 8 bit, 8 bit perché chi ha già fatto subnetting in IPv4 sa che 8 bit ti danno appunto 256 host. Bene, quindi faccio 128 meno 8 uguale 120. Questo 120 è la subnet che io userò per fare appunto una rete da 256 computer. Infatti, come vedi, io parto con un prefisso di partenza FD00 che identifica. Una rete privata slash 64 che è l'intero blocco di 64 bit che poi subnetto e la faccio diventare slash 120, quindi la subnet è slash 120. Se io volessi fare eh, per esempio um, in questo caso che so, 2G, eh, 512 host, dovrei bisogno di 9 bit, quindi dovrei fare eh, 128 meno 9, 119. E quella sarebbe la mia subnet per 512 indirizzi IP validi. Ecco questo è come si fa la subnet, in sostanza. E questo è il risultato di tutta la subnet dei 120, de 256 host con slash 120. Come vedi, in fondo io ci ho scritto broadcast address teoricamente, perché come ho già detto prima, nell'IPv6 non abbiamo il broadcast. Quindi questo è tanto per darti l'idea di, di quello che è, insomma, però non è l'indirizzo di broadcast al quale noi siamo abituati perché appunto ipv 6 non ce l'ha. E infine guardiamo le tecniche per la traduzione dai ipv 4 ai ipv 6 Allora in alto, separato da tutto, c'è questo NAT66 che serve, come abbiamo visto, per nattare gli indirizzi ULA in GUA quindi da privati a pubblici che però ripeto è sconsigliato l'utilizzo mentre le altre tecniche per convertire eh, per tradurre gli indirizzi IPv6 in IPv4 è per esempio IPv6 rapid deployment o 6RD che è rapid, rapid deployment poi abbiamo il dual stack oppure se vogliamo chiamarlo DS Lite o anche altre tecniche tipo S24 sn 4 for RD che vuol dire 4 eh, IPv4 rapid deployment ecco queste sono alcune tecniche allora IPv6 potrebbe sembrare un casino eh? ti potrebbe sembrare un casino e invece è fantastico ragazzi credetemi io mi sono messo un po a leggere da IPv6 perché eh, appunto ho dovuto eh, approfondire alcune cose o comunque ricordarmi alcuni temi dell'IPv6 per fare questo video se avete delle domande, ovviamente lasciatemi un commento sotto al video, così almeno, come dire, anch'io posso eh, continuare a allenarmi e a imparare ancora di più eh, sull'IPv6. Che, come ho già detto all'inizio, sarà il futuro. Ma se eh, volete, possiamo fare un lab, possiamo, cioè, faccio io faccio in un lab dove eh, vediamo intanto come si configura un router con la pv6 e un computer tanto per capire e, e poi dopo ci configuro il appunto il, il, il dual stack per esempio per fare la pv6 a pv4 così io la collego direttamente a internet e in più l'idea potrebbe esserci anche di metterci un firewall tipo palo alto così da vedere dai log eh, come vediamo il traffico quindi eh, la percezione e visuale di, di quello che vediamo, no? di, 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 di capire perché oh, Pv6 è, è, non è proprio friendly che ti ricordi. Sai, non è che chiami il tuo collega e gli dici: Oh, ciao, allora l'indirizzo IP eh, è, cioè, gli devi mandare copia in code, se no, uno se lo ricorda comunque. Questo, per questo video è tutto. Spero che eh, ti, ti abbia portato delle, delle nozioni o come, una piccola infarinatura sulle BV6. Se ti è piaciuto, lascia mi piace. Se non ti è piaciuto, lascia un non mi piace. Ma anche se, anzi, se non ti è piaciuto, lascia uguale mi piace, tanto eh, è così eh, alla buona. E se non sei iscritto al canale, iscriviti al canale che mi aiuta appunto a crescere. Grazie e ciao.